facciamo sin da subito un contatto formativo, lo stesso che abbiamo fatto ieri sera. Ci sono state queste disposizioni tra il confronto di Lorenzo. Lorenzo intentava mantenere un silenzio. Ieri sera è andata bene, stasera è andata ancora meglio. E tutto dipende da noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O gloriosa Sant'Anna, da questa nostra città, noi ci sentiamo più vicini al cielo dove tu siedi. Madre di Maria Immacolata, nonna di Gesù, e nostra patrona. Patrona delle donne che portano in grembo una nuova creatura. Proteggile nell'attesa in ogni difficoltà e nel parto. Custodisci la vita che nasce nel santuario che è il grembo di ogni donna. Intercedi presso il Dio della vita perché liberi dalla sterilità le spose e gli sposi che vengono a invocare la fecondità. Fa che i giovani costruiscano il loro amore e la loro famiglia non sulla sabbia della superficialità, ma sulla roccia che è la parola di Dio. Custodisci gli occhi rosa e azzurro, segno che per ogni bimbo che nasce Dio non si è ancora stancato dei bimboni, e fa che la vita sia riconosciuta come santa dal primo istante.
Thank you.